Ciao, siamo Vale. Orri. Oggi vi faccio le cotolette alla milanese a modo mio. Ingredienti per cotolette alla milanese. 1 chilo di cotolette di vitello, 6 uova, 1 litro di olio di semi di arachidi, pane grattugiato e sale. Il macellaio mi ha battuto le cotolette, 2 con l'osso e 2 senza. Allora, io le ho pulite un po', ho tolto la pelle in giro e la pellicina sull'osso. Proseguo con l'impanatura. Ho messo 6 uova in una terrina, metto un pizzico di sale, poco poco, e le sbatto. Proseguo con l'impanatura, prima la mettiamo nel pan grattato. Poi mettiamo nell'uovo, poi ancora nel pan grattato. Faccio la doppia panatura, rimettiamo nell'uovo e ancora nel pan grattato. Ora la componiamo bene. Prendo il coltello, mi aiuto con il coltello a metterla a posto bene. E facciamo una grechina. Ok, questa è pronta. Ora vado avanti con le altre. Ho messo in pentola l'olio di semi di arachidi. Ora è in temperatura, inizio a friggere. La mettiamo dal lato che abbiamo fatto la grechina. Quando è bella dorata da un lato, la giriamo dall'altro lato. Questa è bella dorata, la tolgo e proseguo con tutte le altre. Ci vediamo dopo quando impiatto. Ho terminato di friggerle, ora le salo da tutte e due le parti. Un pochino. Inizio a impiattare. Ho preparato delle patatine fritte classiche da abbinare, vi lascio il link della ricetta in descrizione. Queste sono le cotolette alla milanese fatte a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciute le cotolette alla milanese? Se vi sono piaciute, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!